buonasera state con noi perché questa sera ci sarà il grande riccardo magnani ci parlerà del volto nuovo e inconsueto di re del grande leonardo da vinci Raga, buonasera, buonasera. Salutiamo con noi questa sera ancora la nostra Valeria. Valeria, buonasera. Ciao, Ciao a tutti, buonasera. Sei arrivata in tuffo? Eh, sì, adesso. Misunderstanding per noi, pensava che ci fosse Vera, invece in realtà c'era la nostra Vale. Però sempre bellissima, non perdi proprio un capello, sei precisissima, vero? <ride> Insomma, <ride> grazie Luca. Prego tesoro, prego. Allora, ricordiamo alle persone i nostri appuntamenti in, che, sono, che sono programmati a giro per l'Italia. Manca il sud adesso che dobbiamo ancora definirlo. Abbiamo soltanto, vi dico, una tappa a Bari, una tappa a Napoli, però comunque ci sono quelle più vicino a Milano che sono invece definite. Prego vado, 8 maggio con le salvetti campane tibetane 15 maggio a Udine laboratorio di Transurfing con la partecipazione di Gabriele Sannino che presenterà il suo libro 22 maggio a Torino laboratorio di Transurfing e 29 maggio a Monza, campane tibetane secondo livello fantastico, grazie tesoro per le persone che sono interessate ai nostri corsi, mandate una mail a luca.nali in Bene tesoro, allora sarà una live particolarmente interessante perché ho scambiato due parole con, il, con il Riccardo, non so se è un professore o altro, comunque ci siamo dati del tu fino a questo momento, quindi lo chiamerò lì però del tu, lo chiamerò semplicemente Riccardo e sarà una live particolarmente interessante, quindi le persone saranno stimolate, nel caso in cui c'è qualche domanda, per favore, ti prego di evidenziarla, così poi ti tiro su e la sottoponiamo al nostro Riccardo, va bene? Certo. A dopo. Ciao tesoro, buon divertimento. Ciao, ciao. Signore e signori, non senza emozione, Riccardo Magnani. Buonasera Riccardo. Ciao Luca. Senti, tu eh, stavo appunto pensando, ma sei professore o no? Storico? Allora, no, io nasco economista, ok? Come lo era Daverio, nel senso che ho una formazione eh, di istruzione economico-finanziaria, poi un 14-15 anni fa oramai. Ho iniziato quasi per sbaglio a interessarmi a, a, alla storia, all'arte, a eh, in, rincuriosirmi o risolvere alcuni dubbi che alcune cose che non mi tornavano mm. sollevavano. E quindi poi da lì ho iniziato piano piano a entrare sempre più dentro nella materia e eh, la cosa mi riusciva bene perché automaticamente risolvevo un po' di enigmi vari. Quindi di fatto io dico sempre che è come se facessi la settimana di Mistica dalla mattina alla sera, no? Perché vado a strugugliare un po' dappertutto. Prima sentivo con Valeria, che conosce abbastanza il mio lavoro, eh, che non sapevi come definirmi, no? Se è professore, se. In realtà a me piace definirmi come il compagno di banco che ti dice che il Babbo Natale non esiste, perché oramai. Sembra quasi di farla opposta, ma sto destrutturando un po' tutto quello che è la conoscenza accademica, quello che ci è stato consegnato dalla storia, per cercare di consegnare una visione o una narrazione più attinente alla realtà. Esatto, esatto Riccardo allora intanto eh, per, qual, per quello che mi hai detto no? in briefing mi ha parlato della storia di Leonardo da Vinci che di fatto non è assolutamente per come la si conosce no? intanto io ti faccio una domanda ma Riccardo come mai hanno mistificato la storia di Leonardo da Vinci c'era un'utilità pratica l'hanno usato come sponsor storico influencer storico Allora perché il frutto della moderna società eh Nasce col Rinascimento, di fatto. Il Rinascimento, noi siamo soliti collegarlo con la scoperta dell'America, con quella revisione delle scienze, delle arti, tutte quante che fanno sì che città come eh, Firenze, Ferrara abbiano un sacco di tesori rappresentati uh -huh. dall'architettura, dai dipinti, eccetera, eccetera. Ma eh, in realtà il Rinascimento nasce molto prima, all'inizio del 400, con personaggi come Papa Martino V, come Pandolfo III Malatesta, che già iniziavano a fare del mecenatismo e a eh, sostenere un certo tipo di cultura non propriamente cattolico-cristiana che veniva dai eh, rapporti con Bisanzio, con il recupero di tutta una serie di... Eh, testi e manoscritti che venivano da, dall'antica Grecia e quindi a conoscere in anticipo quello che poi sarà il fulcro di tutto il Rinascimento, cioè eh, quel riferimento a, appunto a, ai canoni aurei, al modo in cui la natura influisce sulle nostre vite e a raccontarlo all'interno delle opere d'arte. E ehm, Leonardo rappresentava questo mondo, cioè era il referente primo di tutto questo mondo. Si direbbe in maniera molto ortodossa uno, uno ierofante, no? forse l'ultimo degli ierofanti, che ha preso mm. il testimone da Giorgio Genesto Pletone, che era a, a sua volta il referente di tutto il mondo culturale bizantino, che arrivando a Firenze all'inizio del 400, in occasione del concilio, si è portato dietro tutta una serie di initari e di testi che hanno di fatto arricchito eh, le accademie culturali eh, delle corti principali italiane e hanno dato vita a questo movimento rinascimentale. Leonardo rappresentava, come dicevo, il riferimento di questo movimento mm -hmm. ed era un movimento che minacciava fortemente eh, invece l'espansione del dogma eh, cattolico. Quindi la Chiesa si è trovata nello stesso momento a subire da una parte un attacco fisico Legato alla caduta dell'impero di Costantinopoli e dall'altro un attacco di carattere culturale legato proprio alla importazione di tutte quelle conoscenze legate al mondo culturale pagano eh, greco, eh, egizio, bizantino, eccetera, eccetera. E quindi, essendo Leonardo un personaggio estremamente di riferimento, la cosa più semplice che ha trovato. Eh, la chiesa di fare è stato quello di renderle invece un personaggio completamente eh, farlocco, cioè non corrispondente al vero. Quindi, uno che si è autoformato da sé, istruito dal nonno, che era un po' un cazzaro che non aveva voglia di fare niente, che arrivava, faceva due pennellate e se ne andava. E così purtroppo ce lo raccontano poi quelli che dovrebbero essere preposti a insegnarci l'arte e la storia, cioè i vari barbero, Alberto Angela, Sgarbi, che continuano a ripetere a, a megafono eh, questa tiritera, no? cioè era un cazzaro vanitoso che... e questo fa sì che noi oggi abbiamo una percezione del personaggio che è completamente distorta. Eh, purtroppo perché in realtà Leonardo, come tutto il Rinascimento, Aveva e ha tuttora molto da insegnarci perché tutto quello che il Rinascimento portava eh, con sé è ancora conservato nelle opere d'arte o in certi manoscritti. E quindi, una volta che riusciamo a capire come eh, decriptarlo, automaticamente abbiamo la possibilità di conoscere molte cose che poi sono apparentemente lontanissime da le pratiche classiche, quindi storia, storia dell'arte, ma entrano invece in un quel mondo che definiamo dell'olismo che si occupa della nostra spiritualità, del nostro benessere psicofisico eccetera eccetera. Quindi è un esercizio che si lega non tanto a una revisione storica artistica, ma è un esercizio che poi sfocia nella comprensione del nostro benessere e questo mm. è essenziale Ecco, allora, ehm, intanto um, ti faccio una domanda su, sulla Chiesa, sulla situazione ecclesiastica, no? Eh, fino adesso noi abbiamo visto che tutta una, una serie di confronti, scontri, problematiche, no? Che hanno attraversato, hanno vissuto determinate, determinate istituzioni, sono stati per lo più causati, no? Sono stati causati per poi avere la scusa per muoversi, diciamo, in, in correlazione alla a quello che era stato suscitato, no? Prima succedeva la solita cosa o realmente c'erano delle problematiche dove, dove le grandi istituzioni dovevano far fronte? No allora, ehm, allora, la Chiesa di allora è completamente diversa da quella di adesso, nel senso mm. che all'epoca i papi erano dei puttanieri, avevano figli un po' dappertutto. <ride> okay. Ci vedi eh, molte differenze, sì, sì, allora. Eh, soprattutto lo sto vedendo adesso che sto finendo la seconda parte di un, di un libro scritto sulle Americhe, no? eh, mm. cioè il papato e la chiesa di, eh, del Rinascimento, del primo Rinascimento, quindi a cavallo fra il 4 e il 500, è un, è un papato che è eh, totalmente eh, proiettato verso la, la gestione politica. Non che adesso sia diverso, perché eh, basta vedere come i papi entrano nella, nella gestione, ad esempio, dell'amministrazione, eh, delle problematiche politiche, finanziarie, economiche, e non c'è molta differenza. No? Però della spiritualità in quegli anni non gliene fregava proprio niente. Cioè erano molto più sfacciati e, e, e esposti. A differenza di ora, avevano... Eh, delle armi in più, cioè la possibilità di contare da una parte sull'enorme eh, quantità di eh, disponibilità finanziaria che aveva la Spagna conseguente alla scoperta dell'America, dall'altra avevano la possibilità di a suon di bolle, di accuse di eresia, eccetera, eccetera, di intervenire direttamente, quasi come se accettassero la società, nel senso di a colpi di accetta. E, eh, imponessero il loro eh, dogma cattolico. Questa cosa è una cosa che la Chiesa ha imparato a fare dall'Impero Romano, che aveva questa smania di espansione e la volontà di controllare il mondo intero, no? eh, Ed è appunto una riflessione che facevo oggi. Quando col Concilio di Nicea con, eh, Costantino ha indicato nella Chiesa cattolica il riferente primo del mondo religioso, spirituale dell'Impero Romano ha passato il testimone anche di questa smania di controllare il mondo. Quindi la Chiesa Cattolica ha sempre voluto prevalere su tutte le altre eh, religioni o tutti i monoteismi. E questa cosa l'ha manifestata proprio con eh, la vicenda delle scoperte dell'America, che è una vicenda scritta a tavolino, imbarazzante, dove hanno preso un mappamondo, ha tracciato delle linee, hanno detto questo è mio, questo è tuo, ma nella trama che sottosta a tutte le vicende legate a, appunto a questa pagina bruttissima, leggi proprio questa volontà che è la volontà prima dell'impero romano, cioè di controllare il mondo, totalmente. Questa cosa è rimasta, poi si è colorata, articolata, sono subentrati i gesuiti, sono subentrate eh, la finanza, sono subentrate delle forme molto più sofisticate di controllo sociale, però di fatto... È quello che ancora oggi sta succedendo. Cioè noi vediamo che i personaggi che regolano la politica di oggi sono i vari Musk, sono ehm, Bill Gates, sono Soros, ma è rimasto inalterato questa volontà di controllare il mondo. E dietro, sempre, comunque, c'è la Chiesa. Mm, e mm, con una maschera di facciata legata a spiritualità, il fatto di salvarsi il salvatore Cristo, eccetera eccetera, di fatto non sta facendo altro che perseguire continuamente quell'unico scopo, controllare il mondo. Questa allora mia... Scusami, grazie, grazie Riccardo. Allora, eh, Leonardo da Vinci, tutte le cose che gli vengono attribuite, no? Perché chiaramente questo è un genio, era considerato un genio che spaziava in, eh, attraverso 4-5 arti importanti, no? tutto quello che gli viene attribuito è, è opera di Leonardo da Vinci oppure no, allora, tu dici dal punto di vista della produzione artistica, o eh... dei lavori allora. dal, dalle okay. macchine alle, alle opere. Allora, diciamo. Possiamo a dire che Leonardo. Non nasce a Vinci, quindi il collegamento con eh, il notaio Serpiero in Vinci è solo un, un collegamento di facciata eh, legato alla necessità di coprire la sua vera identità e quindi il notaio eh, si è posto come, eh, come posso dire, come adottante. Diciamolo così. Eh, I eh, primi anni di Leonardo sono quelli più importante dal punto di vista della produzione eh, proprio perché sono quelli più incontaminati e quelli in cui il riferimento a eh. allora Riccardo in questo momento è frizzato e eh, vale sono frizzato io? No? senti allora sì c'è stato okay. un attimo Riccardo in cui eh, ti sei bloccato se puoi ripartire quasi da capo ok allora stavo dicendo che eh, vabbè, la storia di Leonardo che era che non è figlio di serpiero quindi non è originario di vinci penso che sia arrivata comunque eh, la parte più importante del, dell'opera leonardesca è quella che va eh, dagli anni 50 fino agli anni eh, 75-76. Perché faccio questo riferimento? Perché negli anni 76 a Firenze scoppia la congiura dei pazzi e eh, in conseguenza di questo anche Leonardo è costretto a scappare, a scappare verso Milano. Si dice che Leonardo arrivi a Milano nell'82, ma in realtà Leonardo ci è arrivato eh, più e più volte. Eh, molto prima rispetto a quello che viene detto, e questo è scritto nei vari manoscritti e codici che si possono recuperare, quindi Vasari, L'Anonimo Gattiano, Le Memorie di Benedetto Dei e, e tante altre cose. Quindi, la parte dell'opera di Leonardo più importante è questa, e include un aspetto che nessuno considera, che è quello delle conoscenze musicali. Leonardo era prima di tutto musicista, non era rosa croce, vedo adesso la domanda sotto. Posso dire una cosa, Riccardo, scusami. Eh. Allora, Isidora Lende Ciao cara, eh, la domanda ci mura, è molto alta, però l'abbiamo messa tra le domande selezionate appena abbiamo finito, la sottoponiamo a Riccardo. Quindi sta tranquilla. Eh, manca anche un pezzo nella tua domanda perché hai scritto tantissimo. Cerca di fare magari una sintesi così sottoponiamo con un senso compiuto la domanda a Riccardo. Ecco, quindi assolutamente non, non ti abbiamo né censurato né bloccato, abbiamo soltanto bisogno di, eh, di un po' di spazio. Quindi tu riscrivila per bene, poi così la sottoponiamo Poniamo. Grazie mille. Prego Riccardo. Quindi la parte più importante dicevo è quella dei primi anni ed è molto probabilmente andata perduta eh, in relazione al fatto che lui è dovuto scappare da Firenze: in relazione al fatto che, come tu sai, del Buon Toscano a Firenze col savonarola ci sono stati, farò delle vanità, sono stati degli interventi di censura preventiva nei confronti della cultura. Eh, pagana per cui Botticelli, Marsiglio Picino hanno dovuto portare le proprie opere nelle pubbliche piazze per farle bruciare. Eh, quindi questa è la parte più importante ed è quella che è più difficile da ricostruire. La parte invece che è di dominio pubblico, quindi la Gioconda, Virginia la Roce, tutti i progetti legati eh, a macchinari, legati a fortificazioni, sono appartenenti alla seconda parte in cui eh, il rinascimento già stava cessando. E questa è un'affermazione forte perché in realtà si dice che il rinascimento parta nel 92 con la scoperta dell'America o comunque il nuovo eh, corso della storia, ma in realtà il vero rinascimento finisce nel 59 quando Pio II, concilio della dieta, si mettono in traverso e proprio cercano di interrompere l'espansione di questo movimento. Quindi le opere che riconosciamo a Leonardo sono in parte sue, sì, ma non tutte, nel senso che ad esempio Salvatore Mundi, che è assurdo alle cronache perché sono, hanno speso 450 milioni per eh, comprarlo, non è suo. La Vergine Roce, c'è cioè un'unica Vergine Roce che è di Leonardo, quella che è a, L a Londra non c'entra assolutamente con Leonardo. Eh, la famosa lettera con cui Leonardo sarebbe stato assunto presso il duca Ludovico il Moro non è scritta da Leonardo ed è un po' come la provetta di eh, quando si doveva dire che Saddam Hussein aveva le... le... Colin Power, che aveva la del Ok. Eh, quindi è uno di quegli strumenti che viene utilizzato proprio per manipolare il racconto di Leonardo. Eh, le macchine molto probabilmente sono sue così come sono sue le fortificazioni, ma sullo studio delle fortificazioni c'era in quegli anni un esercizio abbastanza diffuso, proprio perché in virtù di quello che è successo nei, nella prima parte del 400 si è sviluppato una ricchezza diffusa in tutte le corti europee e quindi c'è stato un improvviso ehm, miglioramento delle condizioni di vita, un miglioramento delle ricchezze disponibili, un miglioramento anche delle, eh, così, dei mezzi di aggressione, quindi delle armi. E quindi Leonardo, che non era più protetto dai medici, non era più protetto dagli sforza, ha iniziato a dedicarsi a queste attività secondarie, che però non erano fulcro della sua... Ambizione. cioè lui era nato e cresciuto è, ed è stato istruito per sviluppare conoscenza e trasmettere conoscenza. Mm, ok, allora, eh, non è nato a Vinci, dove è nato Leonardo? Leonardo è nato a Firenze, conosci bene Firenze? Sì, abbastanza. Perfetto. Leonardo è stato concepito al... Convento di San Marco, perché la madre era una terziaria domenicana, eh, facente parte dell'Ordine delle Misericordine, e fisicamente è nato all'Oratorio dei Buon Uomini, eh, di fronte o dietro la casa di Dante. Ah, ok, quindi comunque era diciamo, era, era forse un'area particolarmente energetica. Quella. Senti una cosa, eh, Riccardo, queste informazioni, no, che di fatto stravolgano un po' quello che è lo scenario storico, proprio, no, di quello accademico, anche, no, come le hai prese? Nel senso, sono fruibili per tutti oppure è necessaria una ricerca particolareggiata? Soprattutto le informazioni che hai sono attendibili o anche queste sono suscettibili di verifica? Allora, eh... Come metodo d'analisi io cerco di eh, rifiutare qualunque informazione che non sia sostenuta o sostenibile dalla documentazione, quindi tutto quello che io eh, ho ricostruito e sostengo è frutto di una ricerca continua nei, eh, nei manoscritti, nelle, nelle biblioteche, nei dipinti e eh, soprattutto in una serie di testimonianze artistiche, per lo più, perché le testimonianze scritte sono andate perdute, o perché comunque ci sono delle verità che non possono essere rivelate, no? E quindi, neanche men meno, uno lo va a dire. Cioè, non è che, che ne so, Provenzano va a dire io sono il capo della mafia, però mm. ci sono tutta una serie di elementi che lasciano intendere che. E in questo caso, in questo senso, c'è una fortissima eh, e ampissima base di documentazione che è l'arte antecedente al 1460-70. Perché questo? Perché, come dicevo prima, in quegli anni si è sviluppato un cambio di tendenza per cui la Chiesa è intervenuta in maniera massiva per... Eh, controllare e rendere vane tutta una serie di informazioni. Eh, questo controllo delle prove, io lo chiamo, eh, non è stato fatto in maniera sistematica, per cui ci sono tutta una serie di indizi che vengono lasciati, che sono nei dipinti, che sono nei dipinti eh, minori, che sono... Eh, beh, neanche tanto, dopo ti faccio un paio di esempi, per cui di fatto... Eh, c'è una documentazione che è accessibile a chiunque. È chiaro che prima devi fare un lavoro di ricostruzione del tessuto reale eh, di quello che si è vissuto in quegli anni. Dopodiché, una volta che hai capito come pulire l'informazione che ti viene data, autom automaticamente diventa tutto molto più semplice. Dicevo prima, non tutte le... Eh, i documenti sono minori perché, ad esempio, lo sbarco nelle Americhe viene testimoniato anche nel dipinto che forse è più iconico eh, del Rinascimento e di Firenze, che è la nascita della Venere di Botticelli dove nei veli eh, dell'era che veste la Venere, eh, che emerge dalle acque, ci sono proprio eh, rappresentate l'America del Nord e l'America del Sud e nelle coste sottostanti c'è il golfo eh, di Porto Venere dove... Eh, le, le navi partivano per andare nelle coste. Oppure nella, nascita della primavera, di nella primavera di Botticelli scusa, eh, viene narrata una rinascita eterica, spirituale, per cui la testa della vergine gravida si pone al centro di due polmoni che sono iscritti dalle fronde retrostanti. Questo vuol dire che la testa è posizionata a livello del chakra del cuore e quindi vuol dire che è una nascita spirituale, quindi entriamo in un campo che è quello eh, energetico, olistico, che mal si sposa con la visione degli storici o degli storici dell'arte, perché tu hai mai sentito uno storico che ti parla di chakra, di energie, di... tempo un po' sorprendendo effettivamente, soprattutto quando ho saputo che sei un economista, quindi ha maggior ragione, no? È ancora più inconsueta questa allora, cosa. Nì, nel senso che il metodo di studio è lo stesso. Cioè, quando tu analizzi una situazione economica o analizzi una situazione storico-artistica, il metodo analisi è completamente lo stesso. In più, un economista, uno storico, uno storico dell'arte, un musicista, un dire calciatore, ma lì è un po' più complicato, l'intelligenza è uguale per tutti. E quindi con l'intelligenza tu arrivi ovunque tu voglia arrivare. Cioè non è che tu per forza di cose devi avere un bagaglio specifico per poter fare eh, o pot per poter analizzare un determinato campo. Anzi, tante volte il fatto di non avere condizionamenti di carattere accademico, didattico, ti permette di guardare in direzioni in cui altrimenti non guarderesti perché sei condizionato. Quindi se prendi per buono che l'America è stata scoperta nel 1492 da Colombo, non potresti mai riconoscere uh, una rappresentazione dell'America antecedente, eppure ce ne sono un'infinità. Mm. Ok, allora ci sono intanto delle, delle domande. Mm, guarda, io metterei intanto Allende che fa una... eccola qua, scusami, è... vale tesoro. Allora, Isidore Allende, credo che adesso abbia fatto... eccola qua. Credo adesso abbia fatto una sintesi che dice: come mai Riccardo esclude a priori l'eventualità di una forma diversa della Terra e dell'eventuale esistenza della Tartaria? Non sono terapeutista, eh, afferma, ma ho messo in discussione tutto ciò che ci hanno raccontato. Allora, Isidore, questa, questa domanda me la sta ponendo da tre mesi indistintamente. L'ha detto, l'ha detto infatti. Da tre mesi indistintamente le sto spiegando che questa cosa della terra piatta e di tartaria sono forme completamente speculative eh, che non appartengono al mio modo né di studiare né di fare eh, comunicazione. Mm. Eh, I motivi per cui la terra piatta... Non è sostenibile, sono infinite e non mi va vale nemmeno di entrare in questo momento in un ambito che diventa un ambito di fatto dogmatico. Eh, è un po' come spiegare a un cattolico che Dio non esiste, no? Cioè... Ecco, guarda Riccardo, allora, questa cosa a me interesserebbe tantissimo, non certamente adesso, però magari organizzare una live, magari dove si mettono a confronto eh, persone che credono alla terra piatta e persone che comunque asseriscono che non c'è la terra piatta, ok? Per capire un pochino perché io, francamente, mi trovo sempre costantemente a metà, no? Mi rendo conto che ci sono dei buchi per quanto riguarda la terra piatta, però anche per quanto riguarda la terra sferica, non è che si scherza, insomma, ecco. Quindi anch'io ora con certezza non ti saprei dire se è piatta o se tonda, io penso addirittura che sia un'evanescenza addirittura no? piuttosto che piatta e tonda però ti andrebbe poi di fare una live dove ci vai a spiegare le tue motivazioni e per cui le tue spiegazioni, per cui asserisci che la Terra è sferica, per esempio immagino tu asserisca che la Terra è sferica ma non lo asserisco io cioè <coughs> lo asserisce il mondo intero gli stessi antichi voglio dire cioè ci sono tutta una serie di eh, elementi di sostegno da parte Mm. Eh, dei teorici della terra piatta che sono smentiti da, dalla storia totalmente. Cioè, per quale motivo eh, Eratostene, Tolomeo, eh, quindi sto parlando dei Greci, non sto parlando di Par Parmenide, non avrebbero dovuto eh, sostenere il discorso della, della Terra piatta perché la NASA ci vende delle immagini fittizie che sono, cioè, non stanno né in cielo né in terra. Eh, idem il discorso della Grande Tartaria. La Grande Tartaria è un modo in cui nelle mappe rinascimentali veniva identificato un territorio eh, del Nord Asia eh, per comodità e, e non sottende a nessun tipo di mh, civilizzazione o chissà quale mistero. Il problema dell'uomo è questo, che cerca ovunque il mistero, perché il mistero lo affascina. In realtà il mistero non esiste, è sempre solo una lacuna, spesso indotta di conoscenza, dico io. Quindi piuttosto che farsi tante segmentari sul discorso della terra piatta, si prende con un monopattino, così i 5 stelle sono contenti, e piano piano si gira intorno al globo e si risolve questa cosa, perché altrimenti diventa uno scontro fra soldi, ciechi purtroppo non muti. Mm. E come mai, eh, non vorrei deviare l'argomento, no? però come mai le parabole televisive, invece di essere orientate verso il cielo, no? verso i satelliti, sono orientate diciamo in, 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 in uh, orizzontale? Questo, ripeto, eh, in questo momento non è, non ho argomenti per affrontare la cosa perché proprio non mi appartiene e non ah, okay, ho okay. interesse a sostenerlo scusami eh, non volevo portarti fuori strada no eh, no no, eh, no. Eh, però mi fa piacere mi fa un po' meno piacere il fatto che comunque mi si rifacciano le stesse domande che mi si fanno regolarmente no nel senso ah, da parte fammi... degli, degli stessi personaggi vedo laura gelpa vedo il dottor ehm ci sono talmente tante cose che abbiamo la possibilità di conoscere e che non conosciamo, che non ha senso focalizzarsi su queste cose che invece sono eh, dei finti problemi. Secondo me. Mm, okay. ok, si incuriosiscono, però alla fine poi non spostano. Allora. Eh, ci sono altri personaggi famosi che alla stessa stregua di eh, Leonardo da Vinci, hanno poi alla fine eh, subito poi le stesse sorti: cioè hanno subito una narrativa attorno al loro ruolo, al loro personaggio che era totalmente indegno. Scusa, 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 poi sono così: sono fumino peggio dei Toscani. No? Eh, <ride> tanto che parli, sto vedendo le, le cose che scrive la gente: cioè, per il mm -hmm. fatto che io sono uno che non riconosce un'evoluzione della storia ne scrive una completamente diversa, supportandola con documenti, dovrei per forza di cose, quindi per status, accettare che la terra è piatta. E questa è una di quelle scorciatoie che mi fa incazzare come una bestia. Cioè, ho appena finito di dire, che sostengo le cose che sono documentalmente sostenibili. Quindi non per il fatto che io dimostro che Leonardo non è il personaggio che è, o oh, per il fatto che dimostro che l'America non è stata scoperta e che meno da Colombo, non per questo automaticamente devo dover sostenere una cazzata come la Terra Piatta. Mm. Quindi sono quelle equazioni che le persone ogni tanto prendono eh, per comodo, eh, che fanno sì che poi a un certo punto la società diventi la società che abbiamo oggi, cioè. Dove basta che il primo si alza la mattina e sostiene qualcosa che la gente ha piacere a sentirsi dire, e automaticamente si aprono dei, dei canali di discussione in quel senso. Eh, eh sì, perché c'è il processo identificativo, sai che una volta mi sono accorto no, che stavo appunto discutendo eh, con una persona rispetto a Rasputin, no? Rasputin è un personaggio particolarmente chiacchierato, un personaggio no, probabilmente inconsueto, no? Così e c'era, io avevo detto la mia rispetto a Rasputin, un'altra persona diceva, um, ha detto un'altra cosa diametralmente opposta, così no io lì per lì mi sono proprio eh, mi sono un po' inalberato no? perché ho detto no, c'è cazzo lo, lo so che è così, no? Poi alla fine ho pensato che in realtà non so non è che lo so, me l'hanno raccontato a mia volta, insomma, ecco, così come l'hanno raccontata a lui. Quindi c'erano queste due identificazioni, la mia e quella dell'altra persona, che di fatto stavano animandosi rispetto a una verità che era totalmente autoreferenziale. Insomma, ecco alla fine, parliamoci chiaro, così. no? Quindi è molto difficile in questo momento poter, poter stabilire mh, mh, molte verità e comunque un po' come, come dice: su questo sono assolutamente d'accordo, anche perché se ne scorge una funzionalità la maggior parte delle cose che ci arrivano a livello storico sono strumentalizzate perché poi alla fine c'è un'utilità o si vuole No, ma poi c'è un'altra cosa ancora che ripeto è quella che mi fa incazzare, cioè perché si vuole assolutamente tirare una persona a sostenere quello che tu vorresti essere sostenuto. Mm. Cioè, eh, ti dico che io parlo di quello di cui ho documentazione e riprova. E automaticamente una persona ti scrive e ti dice io non credo alla terra piatta, non ho assolutamente alcun elemento per sostenerlo, però vorrei che Magnani mi dicesse che la terra è piatta. Ma davvero? E questo è un controsenso, no? Mm. Ed è un controsenso che mi spaventa, non tanto nei miei riguardi, non me lo frega meno che ho fatto l'esempio prima fuori, fuori onda, no? del fatto che se io... L'undicesimo amico mi mette in discussione, mi mette in fibrillazione perché sono abituato a andare un po' contro tutti quanti. Ma mi spaventa per la società e per il futuro dei nostri ragazzi: perché c'è una pletora di persone là fuori che è disposta ad accettare dei discorsi insensati e campati per aria. Per non so quale motivo, sinceramente, forse per un appagamento personale, o forse per la volontà di vedere riconosciuto eh, così una propria impressione, opinione. Però questa cosa mi spaventa moltissimo, ma veramente moltissimo. Mm -hmm. Ed è un modo di pensare che ha la gente o che ha eh, così, acquisito la gente che mi spaventa. Sviluppate conoscenza, non sviluppate dai finti. Eh, interrogativi sì sai Riccardo ora qui si entra un po' nel mio campo no? che è la comunicazione un po' anche l'impatto psicologico però purtroppo qui c'è un lavoro che o l'elite o chi per lei ha fatto sulla popolazione faccio un esempio tutti i vari talk show che abbiamo visto dal grande fratello a amici eccetera no? cosa ha fatto? ha messo in evidenza che c'è un'autorità che necessariamente non è la più brava e nemmeno la più carismatica è la più potente ok? un'autorità che decide le sorti eh, distribuendo disperazione o gioia entusiasmo fra le persone che sono i veri, i veri talentuosi ok hanno un sopravvento su questo quindi ormai siamo fatti al fatto che comunque si dipenda da un qualcosa che non necessariamente deve essere giusto o legittimato deve essere semplicemente potente ecco e questo purtroppo ha deformato la mente di tutti noi che comunque alla fine poi non crediamo tanto per logica ma crediamo per appartenenza ecco questo purtroppo bravissimo Bravissimo, questa cosa ne, ne, discuto, ne discuto spesso con un mio carissimo amico. Sai quando è iniziata? A livello di comunicazione sto parlando, no? Cioè È evidente oramai che la società è completamente divisa, sfatta, c'è una contrapposizione di posizioni. Ti ricordi Funari quando faceva. Sì. Perfetto. Lui è, il, è stato il primo a capire che, da un punto di vista della comunicazione, questo eh, pagava. E quindi ha iniziato a mettere le persone contrapposte a creare questa divisione. Purtroppo questa divisione in realtà si è creata a monte ed è vero che c'è un sistema di controllo della popolazione, l'ho detto prima, eh, andando addirittura ai Romani e poi come la Chiesa subentrata in, in, in questo modo di, di intervenire, di e timpano degli eserciti romani. Però, cazzarola, perché la gente non deve imparare a ragionare con la propria testa e deve prendere sempre dei modelli o degli spunti che gli vengono dati dall'esterno. Cioè, è un po' come dire al boia tieni, questa è, è, è l'accetta, tagliami la testa. Impariamo a ragionare, impariamo a capire cosa è giusto, cosa non è giusto. Il primo libro che ho scritto tantissimi anni fa, quando ho iniziato poi a fare questa attività, verteva proprio su questa cosa. C'era eh, Rula Gebreal eh, te la ricordi la giornalista no okay. allora è, è stata in trasmissione da Vespa e sosteneva eh, pubblicizzare un libro sosteneva che eh, 10 milioni di italiani vanno a puttane <ride> allora siamo 60 cioè ci impiega un, un secondo siamo 60 mm. milioni okay? la metà sono uomini e la metà sono donne supponiamo mm. Togliamo mm. gli anziani, togliamo i bambini vuol dire che un uomo su due va a puttane. Esatto. È ovvio che è una stronzata, no? Certo. Allora non mi ci metto nemmeno, è un po' come il discorso della terra piatta, a dibattere con chi sostiene che 10 milioni di italiani vanno a puttane. Mm. Perché mm. è un'informazione che, da un punto di vista sostanziale, non è sostenibile. Mm. Automaticamente è vero che io ricostruisco la storia del Rinascimento, di personaggi come Leonardo, dalla scoperta delle Americhe, ma lo faccio su base documentale incontrovertibile, altrimenti non affondo il pedale, non affronto il discorso perché non mi interessa avere ragione su un argomento di cui non conosco la materia. Okay. E invece le persone pare che si divertano a dialogare. Siamo indotti a farle così. Mm. La comunicazione che sta facendo Draghi in questi giorni, no? Mm. O preferite il condizionatore o la guerra. È ovvio che non gliene frega una sega di questo argomento, <ride> ma gli interessa <ride> portare l'opinione pubblica a ragionare di quello. Così mm. intanto loro fanno le cazzate da parte. Mm. Cioè, smarchiamoci da questa cosa. Impariamo a tornare a valutare le cose che effettivamente hanno un fondamento e una solidità. Allora, eh, infatti l'invito era di alcune persone, era di ritornare su Leonardo, che è molto più interessante, diciamo, come argomento. No? Allora, qui c'è una, una domanda: ehm, allora, un pochino. Di, eh, eccolo qua, scusami, Vale, metto un attimino questa e Dice questo ragazzo Alessandro Forte chiede: È vero che Leonardo venne esiliato per eresia e in quel periodo scrisse la Divina Commedia? Cioè, nel senso chi la scrisse la Divina Commedia? Allora, i casi sono due: o Alessandro eh, fa un po' di confusione? Sì, fra la tua Esatto, oppure mm. ci sta prendendo un po' in giro. Ah, ok. Allora, vogliamo, eh. voliamo, lasciamo stare. Sì. Beh, okay, penso quindi... che lo sappiano anche i Sassi, no, chi ha scritto la Divina Commedia, mm, certo. Allora, ehm, Leonardo da Vinci. Ehm, come la sua vita, di fatto, no? è un po' quella che viene ricalcata no, da documenti storici, oppure ha avuto una vita completamente differente? Allora, Leonardo ha avuto una vita completamente differente da quella che ci viene raccontata. Eh, dicevo mm. prima, Leonardo è stato istruito. Allora, Leonardo è stato scelto per nascita. E quando dico scelto per nascita, dico una cosa molto precisa che tu sai sicuramente meglio di me. Cioè, è stato scelto in base al proprio tema natale. Mm. Quindi è stato identificato ed è stato scelto per rappresentare quel ruolo di cui abbiamo parlato prima, cioè il traduttore o il Traghettatore di quella conoscenza che è arrivata eh, in Europa ah, all'inizio del 400 e che ha fortemente minacciato il mondo cattolico. Ehm, è stato istruito dai più grandi professori eh, e dai più grandi eh, scienziati dell'epoca. Quindi eh, Luca Pacioli, Paolo Da Pozzo Toscanelli, eh, Giovanni Argiropolo. Sui testi che manoscritti arrivavano eh, da Bisanzio dall'antico mondo greco. E ha raggiunto la Lombardia, Milano in particolar modo, e il territorio lariano, eh, scusami, giovanissimo, all'età di otto anni, a eh, cavallo tra il fine 1440 e il 1450, e qui è tornato più e più volte. Mm. Ed è documentato e testimoniato nei dipinti, ad esempio, di Banozzo Gozzoli a eh, San Gimignano, oppure dagli scritti e le cronache di Benedetti Dei, che si possono ritrovare andando alla Biblioteca Laurenziana e leggendosi i manoscritti eh, direttamente. Qui è stato cresciuto con Poggio Bracciolini ed altri personaggi estremamente eh, importanti del mondo culturale dell'epoca. E con lui sono stati istruiti tutti i più grandi artisti del Rinascimento, Ghirlandaio, eh, Botticelli, Perugino, tanto che nella Cappella Sistina c'è un dipinto eh, chiamato La vocazione dei primi apostoli, dove tutti questi grandi pittori in età giovanile sono rappresentati sulle coste del lago. E, chi vuole venire qua lo accompagno. Ci sono tutta una serie di dipinti in chiese, case private, ancora oggi riconoscibili eh, e appartenenti a quel mondo. Eh, ripeto, ha passato moltissimi anni della sua vita a Milano, protetto dagli sforza e dai medici. Lui era un esponente della famiglia dei medici, fino a quando nel 1492... Lorenzo il Magnifico muore, e nel 99 Ludovico il Moro viene eh, scacciato da Milano dai francesi e quindi lui perde tutte le sue protezioni ed è costretto a eh, tirare dei in barca e a tirare a campare di fondo. questo è Dipinti come la, il ritratto di Mona Lisa, che tutti vanno a vedere a Parigi, in realtà non è il ritratto di Mona Lisa. È la Gioconda, sì, perché la Gioconda rappresenta l'unione degli opposti, quindi il matrimonio eh, spirituale, eh, alchemico. Il, il famoso ghigno della Gioconda è un ghigno che Vasari descrive come celestiale, quindi attenente alla sua parte eterica, spirituale. Lo vediamo di qua, no, di qua, dietro le mie spalle la Gioconda è, è, altra, ritratto, altra parte. è il ritratto eh, di Leonardo al Femminile. Mi rappresenta il suo matrimonio spirituale, yoga vuol dire unione degli opposti, la dualità ricomposta, eccetera, eccetera. Tutte queste cose appartengono alla narrazione non solo di Leonardo, ma di tutta l'opera rinascimentale. E sono quelle narrazioni che il mondo cattolico, sin dalla fine del Quattrocento e oggi continua attraverso i suoi. Megafoni o portavoce a raccontare una vita completamente diversa. Questo perché, purtroppo, storicamente abbiamo imparato che ci sono cose che è conveniente non raccontare. Oggi non esiste più un giornalista che ritiene conveniente raccontarci la verità. È un vanto per un giornalista, a livello deontologico, è un, un giornalista che riesce a mistificare, è un, una cosa di cui si vanta. Io l'ho conosciuto, Io ho conosciuto dei giornalisti in una festa, un giornalista del Fatto Quotidiano che con grandissima nonchalance, come se tu mi dicessi adesso che sai parlare bene di storia, lui con grandissima nonchalance ha dichiarato di saper tranquillamente giocare con le notizie. Conosce una forma di prostituzione più alta di questa? No, perché la puttana, la puttana lo si sa che è puttana, però loro che si nascondono e ingannano le persone no. È la forma forse più alta, Hai detto bene, la forma più alta di prostituzione. E conosce una forma di violenza più feroce di questa? Più sibillina, sicuramente no. Di questa, esattamente. Vabbè, comunque, diciamo. Ecco perché, che... Scusami, ecco perché poi mi arrabbio come ho fatto prima quando le persone cadono in certi tranelli no? e non usano la testa per ragionare con, la, con, con, le proprie, con i propri mezzi perché automaticamente si rendono disponibili al gioco che queste persone fanno continuamente mm -hmm. esattamente allora eh, senti io intanto tirerei su la nostra valeria ecco vale tesoro ecco qua Qualcuno si lamenta dei commenti no? che non si passano tutti. Quando i commenti sono effimeri, sono stupidi, sono detto io a vale di non passarli perché non ci serve andare in certe, in certe bassezze. No? Se c'è una curiosità, cerchiamo di rispondere. Cercando di soddisfare la curiosità, se c'è modo di voler stimolare o chiaro una persona, ovviamente no, non ci stiamo, eh, ci mancherebbe. Quindi se non vengono passati alcuni commenti è perché semplicemente non rispondono a dei criteri di educazione, eh, non è che schicchiamo cose particolari. No, eh, però permettimi di dire una brevissima cosa su questo. Prego. Eh, perché le, allora tornando al perché il personaggio è stato manipolato e perché passano certi messaggi. Domandiamoci perché le persone si sentono così ferite, offese e toccate quando un racconto è contrario a quello che viene comunemente accettato. L'identificazione forse è è grave questa cosa. È certo che è grave, è una è forma di, è una di violenza. cioè Chi si nasconde dietro una tastiera e attacca senza argomentazioni eh, qualcuno che fa delle argomentazioni documentate è di fatto una forma di violenza e questa cosa è assurda. No, no, c'è anche un altro aspetto: eh, c'è anche una forma di, cioè, la persona che dietro una tastiera, quindi protetto anche da un nickname e altro, quando offende e cerca di ledere all'immagine di un'altra persona, dimostra istantaneamente anche la sua inferiorità perché se fosse superiore non farebbe altrettanto, farebbe questa cosa. Io mi sono ritrovato a prendermela, perché l'ho fatto anch'io, no? eh, su dei personaggi dove comunque di fatto ero inferiore riguardo a loro. No? Quando la mia superiorità era conclamata, semplicemente non li caghi, giri canale e da un'altra parte, eh, è ovvio. no? Comunque detto questo, allora, vai, vale tesoro, se ci sono dei commenti e delle domande, scusami. Eccolo qua, allora, Beethoven. Beethoven. Domanda, potrebbe essere che Leonardo... Fosse stato scelto come altri in passato e magari fornito di alcuni spunti per non so quale obiettivo? Un designato, insomma. Allora era sì, l'ho appena raccontato. Eh, Leonardo è stato scelto da Gemisto Pletone e dalle persone che con lui arrivavano da Bisanzio, proprio in funzione delle sue capacità. Eh, e sono capacità che sono riconoscibili per nascita. Leonardo, prima ho visto una domanda, è nato il 4 luglio 1442 a Firenze alle 10.30 del mattino. Fatevi chi è capace un quadro astrale o un tema natale di Leonardo e, e vedete cosa ne esce. Eh, la domanda include il perché, l'abbiamo spiegato, perché c'era la necessità di... Mantenere e procrastinare una conoscenza che altrimenti il mondo occidentale avrebbe, come ha cercato di eh, eliminare o, quando non ce, la, non ce la faceva, di manipolare. Voi dovete tenere presente una cosa: eh, nel 1567 Pio V crea l'index librorum prohibitorum, cioè indica un elenco dei libri che la Chiesa accetta. Ed indica un elenco di autori e di libri che invece sono da bandire. Questa è nuovamente una forma di violenza totale. Tutte le biografie dei più grandi pittori, architetti, eh, scultori del Rinascimento vengono ricostruite sulla base di quello che Vasari scrisse nel vite, eh, che è un testo di riferimento importantissimo, eh, in base al quale si dice che Leonardo è figlio del notaio in vince, eccetera, eccetera, ma nessuno o quasi nessuno vi racconta, perché è scomodo, che del Vite ci sono due versioni, una del 1550 editata da Torrentini e una del 1568 editata da Giunti, la famosa Giunti che ancora oggi c'è, con licenza e privilegio di Pio V, cioè del Censore. Nella prima versione del Vasari... C'è scritto, adunque, Mirabile Celeste fu Leonardo, nipote di Serpiero Invinci, che buonissimo zio e parente gli fu nell'aiutarlo in giovanezza. Questa cosa del rapporto nipote-zio è ribadita sei volte. Queste sono fonti documentali. E questo è il modo in cui la conoscenza veniva manipolata oppure traslitterata. E questo è il motivo per cui. Leonardo, o meglio, la vita di Leonardo che noi conosciamo è completamente diversa da quella che è stata, perché altrimenti il personaggio eh, sarebbe stato fortemente ehm, aggredito dalla Chiesa. Abbiamo esempi più eclatanti, eh, dopo no? Giordano Bruno, anche lì tanti si riempiono la bocca con Giordano Bruno, eh, che eh, ha fatto la fine che ha fatto e tutto quello che sappiamo. Quindi questi sono i motivi per cui... Il personaggio che noi conosciamo è completamente diverso da quello che è stato nella realtà. Ma come i peggiori criminali ci sono una serie di indizi e prove importantissime che vengono lasciate su sulle scene dei delitti. E questi si chiamano dipinti e questi si chiamano manoscritti. E sono ovunque, sono accessibili a chiunque. La Madonna un... dell'Ufo non è un ufo, è quel. All'interno della costellazione della fenditura del cigno, in un punto preciso della Via Lattea, da cui quell'energia cosmica a cui vi ha fatto riferimento fuori onda io e Luca, eh, entra questa onda cosmica e dà forma vita a tutto quello che è nell'universo. Ok, grazie, grazie mille, Riccardo. Allora, vai vale un'altra domanda, per favore. Ok. Sì. Ecco. Falbo, il ritratto anziano di Leonardo è attendibile? Qual è il vero volto di Leonardo? Allora, eh, ritratti di Leonardo ce ne sono una infinità, realmente una infinità, da quando nasce a quando muore. Purtroppo, per non so quale motivo, penso principalmente per un fatto di diritti, ma poi anche per un fatto di. Manipolazione del personaggio, continua a passare un'immagine di Leonardo che è un ritratto di Acerenza, che è un ritratto postumo fatto da non so chi, bruttissimo che non corrisponde assolutamente a Leonardo. Se voi camminate per Firenze, cioè prima Gianna che diceva di scoprire cose di Firenze che non conosceva, una guida, allora se voi andate davanti alle edicole di Orsan Michele, eh, l'incredulità eh, di Tommaso. Quello che mette il dito nella piaga è un giovane Leonardo. Se voi andate al museo del Duomo, c'è una statua che è attinente alla predica del Battista, di, del Rustici del 1508, che ritrae Leonardo. E la statua era posta sopra il battistero e le persone che, contemporanee di Leonardo, passavano sotto e vedevano la statua, abbassando lo sguardo, vedevano Leonardo e riconoscevano il suo volto. Il suo volto è l'annunciazione è un ritratto di Leonardo, la gioconda è un ritratto femminile di Leonardo. Però purtroppo, nuovamente, ripeto, se voi andate a cliccare Leonardo su eh, internet, vi esce questo cazzo di ritratto di Accerenza che con Leonardo non ha nessuna attinenza. Nessuna. Sei, guarda Riccardo, io sto provando un affetto per te. Perché nel tuo modo anche di esprimerti, no? C'è, non, non voglio dire una rabbia, però c'è uno sgomento tipico di chi sta eh, faticosamente, magari da tanto tempo cercare, cercando di far capire le cose alle persone e invece di ricevere gratitudine, visto che comunque va un po' a scomodare, no? Le loro ovvietà, no? Riceve un po' diciamo degli attacchi, no? Io ci sono passata anch'io su questa cosa qui, no? Quindi io ti capisco. Sì, in realtà è molto più egoistico il discorso, è molto più ampio. Eh, uno, perché spero, e Valerio lo sa perché non è la prima volta che mi intervista, spero che le nuove generazioni possano beneficiare di un clima diverso da quello che gli stiamo consegnando. Eh, in secondo luogo, perché è un fatto di vibrazioni. Si dice non dare le perle ai porci, no? Chi dice non dare le perle ai porci non ha capito realmente una serie di niente. Siccome siamo tutti quanti delle vibrazioni se io non insegno alle persone a vibrare nella maniera corretta automaticamente il suo vibrare distorto danneggia il mio quindi se io non racconto alle persone che vivono con me e attorno a me che se fa un palazzo in un certo modo rovina la mia salute automaticamente danneggio me stesso quindi la mia incazzatura non è perché voglio avere ragione o perché sono infastidito dal fatto che la gente non capisce una sega, ma è perché automaticamente se non capisce come funziona l'universo e come funzionano queste dinamiche vibrazionali, automaticamente interferiscono col mio essere. Mm. Sì, va bene, però c'è anche, anche da dire una cosa, Riccardo, che nel senso, quando una persona è un po' un precursore, o quantomeno, insomma, ecco, dice delle cose che non sono popolari, eh, insomma, se aspetti la comprensione delle altre persone, della massa, poi alla fine, insomma, non ne esci, eh, insomma, quindi una persona potrebbe no. anche un po' eh, eh, andare avanti e non guardare troppo quelli che sono un po' le haters, no? Quelli che sono un po', diciamo, gli eh, attacchi, secondo me, no? Eh, sì, in realtà a me non interessa molto quello che la gente dice, Cioè, sono totalmente ah, okay. dentro le mie posizioni e questa cosa ecco. eh, passa abbastanza eh, normalmente alle persone che mi conosco, però sono infastidito nel momento in cui la gente mi muove degli attacchi che sono degli attacchi stupidi, eh, perché, ripeto, perché mi fa male vedere come la società di oggi si è ridotta, ma tu non ti puoi sbagliare. Se gli attacchi sono poi cadono sul personale, vuol dire che tu le hai tolto una certezza, se invece sono nel contenuto, allora a quel punto potrebbe essere anche una persona intelligente, però spesso scadono nel personale, il livore poi che viene animato, eh, si orienta, si direziona verso il personale, quella è proprio un'aggressione alla persona che sta cercando di svegliarla. Visto quando la mattina qualcuno ti sveglia all'improvviso, no? Insomma, ecco, ti arrabbi ecco. e si ha un po' il solito fenomeno, per così dire, no? Ma poi, esatto, ma poi te l'ho detto, cioè, tu mi hai chiesto come definirti, no? Io sono il compagno di banco che dice che Babbo Natale non esiste. È chiaro che mi aspetto che la gente si incazzi con me, no? Cioè, gli togli... A me mi eh. succede la solita cosa quando dico che i partiti non sono funzionali al popolo, quindi è totalmente inutile stare all'interno di un partito e che sono funzionali a un sistema che mai avrebbe creato un qualcosa che va a ledere il sistema e le persone dentro un partito, so quante telefonate ho ricevuto, persone che mi hanno offeso anche no, per questo, e capisci che in realtà anche loro sono in buona fede per quanto riguarda la loro credenza, però la loro credenza è terribilmente diciamo, è sottoposta alla loro necessità di credere a qualcosa, cioè, insomma sono degli illusi, ecco di fatto. No? Bene, allora un'altra domanda dopo aver dato degli illusi a tutti quelli che sono. <ride> Prego. Ok. Cristina, l'idea embrionale dell'elica? Allora, l'idea embrionale dell'elica, eh, sì, è un disegno di Leonardo eh, che richiama in realtà eh, la scala di Chambord, richiama il discorso del DNA, richiama nuovamente questa energia ascendente e discendente. Eh, richiama il flusso del sangue all'interno delle vene, cioè è quanto di più eh, profondo attiene alle dinamiche del movimento energetico dell'universo. Eh, quindi chiaramente eh, non è tanto l'idea dell'elica che lui disegna, ma quello che lui scrive eh, attorno a, a quel disegno dell'elica. No? Trovo che se questa. Eh, adesso vado a memoria, c'è la testa balenga perché sto scrivendo in questi giorni. Sono trovo che se questa eh, eh, vabbè, comunque sia, eh, fa riferimento alla tela, alla vite sarà ben fatta, porta in cielo, eh, però è legata a, alla, doppia, alla doppia lettura, cioè la lettura come elemento di eh, elevazione. Gli esempi di Leonardo in volo sono tantissimi, eh, ma attiene proprio al discorso della, della vita di Archimede, quindi al discorso della vita eh, continua, eccetera, eccetera. Quindi anche qui non c'è. Allora, chiariamo una cosa: prima me l'hai chiesto, poi mi sono dimenticato di risponderti. Eh, la gran parte dei disegni che Leonardo fa sono in riferimento a qualcosa già esistente. Quindi, ad esempio, ed è una cosa eh, che mi, mi sta molto vicina, perché è qua a pochi chilometri. Il traghetto di Leonardo non l'ha inventato, era un sistema di navigazione proprio di tutti i fiumi e i laghi del Ducato degli Sforza. Quindi, sul Tanaro, sul Ticino, sull'Adda ci sono questi traghetti. Non l'ha inventato Leonardo. Leonardo passeggiava, lo vedeva e lo disegnava. E l'elicottero? L'elicottero è quel riferimento della vela a cui si faceva riferimento prima. Ci sono una serie di dipinti e disegni di Leonardo che offrono una visione delle, di alcuni paesaggi dall'alto. Eh, un giorno parlavo con Gianni, presidente della regione toscana, e lui mi faceva riferimento a un episodio che è quello del volo di... Tommaso Masini, non a caso soprannominato Zoroastro perché eh, questo ti fa capire qual era l'influenza culturale di Leonardo e tutto il suo entourage. E mi diceva che ci sono prove che quel volo sul Monte Cenere in realtà è stato completamente diverso rispetto a quello che si è eh, ipotizzato. Ma noi sappiamo che il primo a scrivere e ipotizzare un volo e a provare un volo è stato un turco. Ibn Firnas mi sembra che si chiamasse alla fine dell'Ottocento, quindi prima ancora dell'anno 1000. Quindi anche qui entriamo in un campo che è più il campo della sorpresa, no? Cazzo, l'uomo vola. e Invece sì, l'uomo vola, va bene. Allora volava dalla fine dell'Ottocento, il problema dov'è? Cioè c'è sempre questo forma di stupore, di mistero che... Eh, il più grande nemico della conoscenza ok allora vi direi di, fa di passare l'ultima domanda poi eh... prego vado, non l'ho preparata adesso mi sbrigo non c'entra con Leonardo da Vinci tu Mairo ti chiede notizie nuove di Eldorado allora e Luca dirà cos'è Eldorado sì. <ride> allora alla fine del 2012 seguendo Leonardo incidentalmente casualmente al mezzo della selva mh, amazzonica peruviana ho scoperto quello che è il leggendario regno del Paititi che nel mondo occidentale viene conosciuta come l'Eldorado e eh, alla fine degli anni 70-80 i tedeschi chiamavano con il mito di Akakor l'episodio di Indiana Jones dei teschi di cristallo è idealmente ambientato lì alla fine del 2012 ho fatto questa scoperta e mentre gioivo per la scoperta ho trovato in mezzo a quelle che sono ipoteticamente le rovine un villaggio di incontattati e questo mi ha completamente bloccato perché ho iniziato a chiedermi che diritto avessi io a eh, andare oltre certi limiti, e quindi ho preso contatto col governo peruviano per presen presentare la situazione. Ed era una situazione estremamente drammatica, perché questi rischiavano di eh, venire contaminati dalle attività minerarie di gas naturale, dall'estrazione di eh, taglieleni abusivi e, e tante altre cose. Per cui ho comunicato al governo peruviano questa cosa: la necessità di mettere in salvaguardia. Il governo peruviano l'ha visto come un problema e ha alzato le mani, addirittura non riconoscono la condizione di incontattati di queste persone. Quindi da allora sto cercando e ho cercato in tutti i modi di sollevare eh, nell'opinione pubblica eh, il problema per sensibilizzarli. Fino a quando l'anno scorso e quest'anno eh, abbiamo iniziato un progetto di produzione di un docufilm proprio per... Documentare la presenza di queste persone e i rischi che stanno intercorrendo. Eh, ho fatto una prima puntata a fine novembre, ne farò un'altra adesso eh, durante l'estate. Oggi ieri ci stiamo scrivendo col governo peruviano eh, proprio per cercare di mettere in salvo queste persone. È un intero popolo incontattato, sono circa 2-3.000 unità. Che vivono nelle esatte condizioni di come viveva l'uomo 27.000 anni fa. Questa è grande. una condizione straordinaria, in uno dei punti più incontaminati, se non l'ultimo eh, del pianeta. Quindi, mentre il pianeta si interroga e insegue le ragazzine con le trecine e gli impermabilini gialli, dicendo dobbiamo intervenire a salvaguardare il pianeta perché ce lo dice Al Gore perché ce lo dice Elon Musk, perché ce lo dice c'è la possibilità di fare qualcosa di estremamente concreto che è salvaguardare la vita di questo popolo incontattato, forse gli ultimi eh, testimoni e custodi di come l'uomo era prima di eh, deviare e tarlare la propria mente alla ricerca di cose che non servono a niente. E quindi stiamo cercando, stiamo perché ci sono fortunatamente delle persone che contribuiscono. Operativamente, finanziariamente, a questa cosa di eh, realizzare questo progetto. Purtroppo con dei pezzi di merda che vogliono arrivare via terra lì per vedere se effettivamente le rovine ci sono, se c'è ancora qualcosa eh, legato al vecchio Eldorado, o, eh, fregandosene completamente dell'esistenza di questi nativi. Io sono riuscito a sorvolare a. Ah, Inizio novembre con i miei figli fare delle riprese, vedere sotto le capanne ed è stata un'emozione straordinaria. Soprattutto è stata un'emozione farlo con i miei due figli di all'epoca all 21 e 12 anni e portarli a vedere come è il mondo incontaminato e sperare che possano crescere con, con questo tarlo nella testa. No? Mm -hmm. Ottimo, ottimo. Eh, c'è anche una documentazione? Hai fatto delle riprese, foto, qualcosa? Allora, eh, ho fatto le riprese, chiaramente non le ho condivise in questo momento prima che, al solito, il web poi le riprenda, faccia, perché è un progetto a cui tengo tantissimo ed è la cosa che forse più di ogni altra mi scarpa. Però c'è un sito che ho creato nel 2013 proprio per mettere in così, un po' in difficoltà il governo peruviano e cercare di sensibilizzare la gente su questa cosa che è www.paititi2013.com. Come mi fa lo spelling, scusami. Allora www.paititi2013 in numero.com. e Adesso mia moglie te lo scrive nei commenti, credo. E, mi Marion, e, e lì ci sono un po' tutta la storia: c'è cioè, eh, come ho realizzato la scoperta. Il discorso ai nativi. Ci sono due PDF che si possono scaricare facendo eh, una donazione di supporto per il, per il progetto. E, e niente, è una cosa che mi sta molto a cuore. e Mi fa piacere che qualcuno che mi segue. Abbia a cuore la questione altrettanto. Valeria si vede dalla faccia, non c'è bisogno. E, e... Senti, senti Riccardo, guarda, allora l'ultima domanda, poi davvero ti riconsegniamo alla tua famiglia. Eh, allora, stanno chiedendo eh, la data di nascita e anche l'ora perché vogliono fare delle proiezioni astrali di Leonardo da Vinci. Eh, la sai? Cioè, ora sì. non Wikipedia perché giustamente Nuccio dice che la, la, la ricerca finisce proprio con Wikipedia, che è veramente la globalizzazione dell'informazione e della ricerca. La, sulla base delle tue fonti, ecco, la data di nascita di Leonardo da Vinci. 4 luglio 1442, ore 10.30 di mattina. Ok, perfetto. È del cancro anche lui? Esatto, e chiunque abbia un minimo di conoscenza delle dinamiche eh, astrologiche, ma anche chi non ce l'ha, basta vedere che se hai una suocera del Capricorno della Vergine rompe i coglioni. <ride> È estendibile, allora è un master, suocere cioè, oggi non l'avevo ancora tirato in ballo. però chiunque ha un minimo di conoscenza capisce che Leonardo non può essere un ariete, ma è senza dubbio un cancro. Ecco tu, di che segno sei, Riccardo? Acquario, okay. Okay. tu, vale di che segno sei? Acquario. Io tutte le volte te lo chiedo Valeria, poi quando tu me lo dici mi viene a mente, scusami, acquario, perfetto. Va bene, Riccardo, ascolta, allora, eh, io ti ringrazio tantissimo. Uh, Valeria ha, ha fortemente caldeggiato la tua presenza perché ha detto: guarda, ho fatto l'intervista a Riccardo, è stata un'intervista meravigliosa. Per questa ragione per noi saresti un gradito e reiterabile ospite, diciamo, nei nostri canali. Ehm, mi piacerebbe, visto che sei un economista, se sei d'accordo, fare una live dove si parla delle criptovalute, pregi e difetti. Che dici? Non vuoi? No, perché ritengo le criptovalute, adesso mi tiro addosso gli improperi del mondo intero, perché no. la criptovaluta è un elemento di democraticità assoluto. No, tanto è democratico certo. che basta che Elon Musk ha detto che fa una cosa e automaticamente sono crollate certo. ma a questo ne frega una sega è come trombare con una bambola gonfiabile. <ride> Hai reso l'idea, ascolta. No, allora, guarda eh, in realtà, io sono molto perplesso sulle cripto perché, di fatto, essendoci dietro Soros, so che comunque di fatto non è che Soros fa qualcosa per noi. no? Quindi, io vorrei guardare da questo punto di vista critico proprio le criptovalute. Quindi, se tu sei d'accordo e ti intendi di questo, sarei molto contento di poter parlare di queste cose. Allora, no, però sarei più contento. Allora, c'è un economista che è sulla cresta dell'onda è un po' una parola grossa, però sostiene Scardovelli e quindi è un... che dice un sacco di cazzate. Ecco, mi piacerebbe parlare un giorno di economia, ma di economia seria, cioè far capire alle persone come ci intortano dalla mattina alla sera, questo sì, non okay. parlare di criptovalute o altro, però di questo sì, Perfetto. ma anche di Paititi, cioè una puntata su Paititi come si deve, mi piacerebbe farla. Ok, sì, se si potesse mostrare anche delle immagini sarebbe l'ideale in quel caso perché comunque si dà la possibilità di poter far vedere un po' anche alle persone quello, quella che è stata un po' la tua esperienza. Ovviamente senza compromettere niente, che è il tuo no, lavoro. No, no, no. ti dico in, già sul sito ci sono un'infinità di, di immagini, riferimenti, è molto esaustivo. E allora, tua moglie, tua moglie mi sa che non ha messo il commento. l'ha messo? Dice di sì. Comunque, allora abbiamo visto Paititi, comunque Paetiti. Palermo, Ancona, Imola, Torino, Imola, Torino, Imola, 2013.com. Sì. Esattamente, ok, perfetto. Andiamo subito a vedere. Va bene, Riccardo, io All ti ringrazio... io te Lo posso scrivere qua. Lo scrivi nei commenti anche tu. Eh, nei nostri. Ah, in chat, ah, bravissimo, bravo, bravo, bravo. Eccolo lì, grazie, grazie, perfetto. Allora, Riccardo, io ti ringrazio tantissimo per, per essere stato con noi questa sera. E, magari per la prossima live ci parliamo io e te così stabiliamo un pochino un argomento e da lì poi prepariamo una live ringrazio anche Vale Tempestiva che non c'era avevamo frainteso lei pensava ci fosse vera quando in realtà invece mi, mi, è, mi è sembrato di aver detto vieni tu Vale eccetera comunque rifatto in un minuto prima della live si è precipitata però questo non ha assolutamente messo in, in, in difficoltà il fascino e la brillantezza di Valeria che è stata veramente straordinaria come sempre Grazie, grazie di cuore, grazie Riccardo, grazie a tua moglie grazie che ci sta proteggendo, grazie a tutte le persone che hanno commentato, che hanno messo like e che hanno condiviso. Ci vediamo domani mattina, no? Anzi, domani mattina no? Sì. Quando ci vediamo, domani mattina c'è una live? Eh? No, Do eh, domani, sei con, domani sera sei con Rosanna. Rosanna Spatari, ora metto il promo, grazie. Quindi domani mattina no, magari faccio uno short però niente di programmato. Ci vediamo domani sera alle ventuno con Rosanna Spatari, perché c'è un nuovo, un nuovo successo che ha coinvolto il suo negozio. Quest'oggi siamo sentiti con Rosanna, siamo entusiasti di questo e vogliamo metterlo in evidenza perché ci dirà delle cose piuttosto interessanti rispetto a quanta magistratura è diciamo dalla nostra parte e quanta invece non lo è. E e la percentuale vi stupirà vi stupirà e questo quello che dice Rosanna Spatari è veramente detto con cognizione di causa per cui vi farà, è una buona notizia una buona notizia che ci fa sperare, ci fa stare un pochino più tranquilli rispetto agli esiti di questo momento grazie di cuore, grazie a tutti a quindi e buona serata ciao, ciao.